Cari amici, siamo ad un congresso importante a Milano, guardate la scienza che allunga la vita. Ho un titolo meraviglioso questo, la scienza, è la scienza che allunga la vita. La scienza, quale scienza? La scienza che si basa sui principi della biochimica? Certamente. La scienza che si basa però sull'altro aspetto, la scienza che si basa sulla biofisica, certo, è ormai un'integrazione, la medicina moderna si basa sull'integrazione, si parla sempre più di medicina integrata. Oh, ma guardate, guardate, gli oratori sono una meraviglia, io penso che sia veramente tra le persone più importanti che trattano temi come l'attività dei mitocondri. Mitocondri, forse nella medicina se ne parla troppo poco, ma i mitocondri, voglio ricordarla a tutti voi, sono quelli che producono energia cellulare, prendono acqua dall'esterno della cellula, se la tirano dentro, assorbono quell'acqua. E l'acqua, come voi sapete, non è un grande segreto il dire che nell'acqua c'è idrogeno e ossigeno. L'ossigeno è fondamentale, il mitocondrio che riceve ossigeno produce più ATP. Che brutta parola, ATP, caspita. Che cos'è l'ATP? È l'energia cellulare. E guardate che l'energia cellulare gioca un ruolo fondamentale. È quella che determina la possibilità che la cellula stia bene, sia nelle condizioni di benessere. Perché badate bene, se l'energia cellulare è troppo bassa, nasce la patologia. E questo è un concetto importante, perché vedete, la patologia è legata alla medicina, ma quando io parlo dell'energia cellulare è legata sì alla medicina, ma attraverso la biofisica. E quindi voi capite bene che il parlare, che la scienza allunga la vita, l'attività del mitocondrio è una cosa fondamentale, è qualcosa di moderno, è qualcosa che permetterà a tutti noi, studiosi, ricercatori, di allungare la vita.